la linea verde, il futuro potrà partire dalla via Parri, utilizzando anche eventualmente l'ampio marciapiede sul lato sinistro, su cui non si affacciano abitazioni. Modo da offrire un percorso alternativo alla Via Mantegna per chi arriva da nord, quindi da Cernuccio verso Portello, evitando l'utilizzo a doppio senso ciclabile del tratto di Via Mantegna, che è abbastanza stretto. Quindi l'alternativa a quello, questo grande marciapiede potrebbe fungere da ciclabile. Per poi rientrare su una delle traverse sulla linea azzurra. Nel percorso futuro della linea verde arriviamo in via Erodoto, dove sempre abbiamo questo ampio marciapiede, quindi utilizzabile almeno in parte come pista ciclopedonale. Di fatto qua basterebbe lasciare sostanzialmente la ciclabile per poi all'altezza di piazza Schuster, facendo dritto si potrebbe andare a raggiungere la linea gialla di fronte a noi, oppure andando a sinistra in piazza Schuster, questo sarebbe il percorso pensato per la linea verde, per entrare nell'abitato. Seguendo poi da piazza Schuster incrociamo la ciclabile di via Lamalfa, che porta a destra alla linea gialla. Nuovamente proseguendo diritto troviamo la ciclabile già realizzata, che passa nel parco tra via Lamalfa e la piazza del mercato. E questo è un pezzo di linea verde già realizzato e disponibile. Si vede già utilizzato. Qui si arriva piazza del mercato, che anche essa offre la possibilità di decidere che passa andare su un'area sostanzialmente pedonizzata e dedicata parzialmente al parcheggio. Sempre la logica di interconnessione tipica della linea verde, siamo alla piazza del mercato, verso est per andare a raggiungere la scuola di Vettoriati, passando per via Piana della Francesca, che è una via che ha basso traffico, quanto una via circa dedicata solo agli abitanti. Via Piatti, anche qui
utilizzando in questo caso il marciapiede destro, su cui non si affaccia nessuna abitazione, quindi facilmente è usabile. Passiamo davanti alla scuola di via Togliatti e giungiamo in via Moro, che offre due marciapiedi piuttosto ampi. Qui utilizziamo il marciapiede sinistro, vicino alla scuola e alla palestra. Vedete che è già utilizzato in realtà anche questo percorso ciclabilente informale. Questo è sostanzialmente già utilizzabile, qualche piccola altezza, passaggio come questo. Possiamo decidere se appunto seguire l'avviamento del tracciato storico da via Roma, oppure in questo caso proseguiamo dritto fino alla variante per studiare, utilizzando sempre il marciapiede verso il mezzo. In questo caso sarà più utile il marciapiede destro, perché è meno accidentato il liscio rispetto al marciapiede sinistro. Per due motivi: primo, perché ora sulla sinistra si apre la ciclabile di Capoluogo che porta al centro storico, si poteva utilizzare questo punto come ciclabile a prescrizione del marciapiede che passa davanti a Villa Pizzoni, importante interesse per la città, destinata a essere casa della cultura delle associazioni. Passiamo davanti al teatro Schuster, qui c'è un po' c'è necessità di segnare la città. Passiamo davanti alla chiesa di Sant'Andrea, sempre in zona sostanzialmente basso traffico. Andiamo a prendere la ciclabile esistente lungo via Marconi. Cambieremo colore e andremo sulla linea azzurra. Dalla nostra destra a questo punto arriverà la linea 5 da Milano Cassano, città metropolitana, dovevamo girare appunto a sinistra, non l'abbiamo fatto, senza su questo cemento protetto e siamo arrivati
piazza che è pedonalizzata, sicura. Scendiamo, qui c'è una discesa un po' ripida, da prendere con qualche attenzione. Abbiamo di fronte la scuola Iqbal Masih, ma noi prendiamo la ciclabile. Questo è il tratto più lungo realizzato, già realizzato nel 2020, che è la ciclopedonale che attraversa il parco centrale. Un inquadramento generale: sulla nostra destra c'è la via D'Annunzio, due corde della Via Azzurra, e sulla nostra a sinistra c'è la linea rossa che corre lungo la vecchia Pugna Nobile. E sia sulla destra che sulla sinistra ci sono una serie di bretelle est-ovest che ci consentono di cambiare gradualmente linea all'altezza che ci interessa. Noi qui oggi proseguiamo diritti, passiamo per la zona giochi del parco. Siamo in parco, e arrivati in fondo al parco scegliamo di andare diritti, a sinistra andremo sulla linea rossa, seguiamo la ciclabile, c'è un passaggio bruttino, e seguiamo la ciclabile lungo via Bolivia, anche questa già realizzata. Sempre sulla via Bolivia, sempre sulla ciclabile, qui c'è la ciclabile separata dal marciapiede della strada che serve molto bene la scuola. In fondo via Bolivia il percorso verde attualmente si interrompe perché la previsione urbanistica di riqualificazione del quartiere Passeggiano prevede infatti un nuovo passaggio che attraverserà un'ex area industriale da noi, che permetterà di condurci direttamente con la piazza della stazione. Questo oggi non possiamo farlo, quindi prendiamo temporaneamente via Brasile e cerco di navigare verso mancante, ci spostiamo sulla linea azzurra, sulla D'Annunzio, eccola. Quindi anche se ovviamente mancano dei pezzi, sostanzialmente il percorso è fattibile. Che si potrà prendere qui
è quella lì. Il tratto. Qui prende la linea verde, qui c'è l'unica, l'ultimo tratto disponibile, lato Seggiano, che è nel nuovo parco Iotti, in piazza Margherita Hack, come visto che c'è palestra all'aperto. E soprattutto vediamo al nuovo Bici Park che fa parte del progetto Ciclo, un parcheggio controllato e sorvegliato da 80 posti, 120 che lo segue, o entrando sul passo di corsa, oppure entrando usando il sottopasso della Giunta. Facciamo questo percorso perché un percorso attualmente disponibile in alternativa al sottopasso della linea rossa che è in futura ristrutturazione, questo è sempre aperto, e una volta arrivati, ecco qua, lato limito, percorso riprende, il percorso ciclo pedonale riprende e andiamo dentro l'abitacolo. Qui servirà un po' di segnalazione, ma sostanzialmente qui noi passiamo per un altro parcheggio bici, questo non costruito. Prendiamo una ciclabile su Erboria, entriamo su via Siracusa, proseguiamo per via Siracusa, sempre sulla ciclabile esistente. Il ciclabile prosegue dritto dentro l'abitato, ma il percorso consigliato per la linea verde, qui si entra nel parco di Libito, si arriva al parco lunghe di Vito. Un momento qui il corso ad oggi termina sulla via Palermo, per raggiungere oltre il parco scuola materna e il centro civico di Vito e il palazzetto
dello sport. La linea verde per ora termina qui. Il prolungamento previsto, ci fermiamo e attraverso, ecco qui, proseguirà per arrivare alla ex scuola di Limito, che fa da punto d'arrivo della linea verde e di congiunzione a quel punto con la linea azzurra.